Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's On, rassegna di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Edoardo Paradisi. Si è tenuto ieri a Torino, presso la Biblioteca Civica Centrale, la giornata delle biblioteche piemontesi. L'evento è stato l'occasione per presentare i nuovi video promozionali del progetto Nati per Leggere Piemonte, sviluppati da SBAM, Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana, con la Biblioteca Civica Ferrero di Alba. Si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione, strutturata in 5 video pensati per promuovere il benessere della lettura condivisa con i bambini fin dai primi anni di vita. Ne abbiamo parlato con Angela Colosimo, bibliotecaria della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, referente per SBAM e per la Biblioteca di Alba per la promozione dei video nati per leggere. Questo progetto è nata da una comunione di intenti, quindi da una rete di biblioteche che credono nel programma e nella promozione di Nati per Leggere, e insieme si è pensato in che modo poter raggiungere velocemente e con un impatto più incisivo in momenti comunque pandemici in cui ci si è stati tanto lontano le famiglie e i bambini. Quindi queste pillole create insieme a ZIP e a tutta la nostra collaborazione mirano proprio a diffondere la promozione della lettura fin da tenera età, e insieme la cosa suggestiva è che propongono i 10 buoni motivi per poter leggere ai nostri piccoli. Tutto esaurito al Teatro Magda Olivero per il Nodo con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, mercoledì 16 marzo alle 21. Lo spettacolo è l'ultimo appuntamento della stagione teatrale organizzata dall'associazione Ratatoi, dalla Fondazione Piemonte Dal Vivo e dal Comune di Saluzzo. Giacomo Poretti del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo e Daniela Cristofori sono i protagonisti dello spettacolo Funeral Home, venerdì 18 marzo alle 21, in prima regionale al Teatro Le Serre di Grugliasco, nell'ambito della stagione teatrale della città di Grugliasco, in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo. Chiudiamo con il cinema. Questa sera alle 20.30, in replica mercoledì 16 alle 18.30, al Cinema Massimo di Torino, presentazione del documentario di Roland Seiko, La macchina delle immagini di Alfredo Chill. La proiezione del 15 è introdotta da Roland Seiko. È tutto, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.